finendo di scaricare l'attrezzatura, sono in compagnia di Gianluca De Angelis. Buongiorno Lorenzo. Ciao Gianluca. Siamo lungo le sponde del lago di Castel Gandolfo per una sessione veloce in cui cercheremo di dare la caccia esclusivamente alle maestose erbivore che vivono nel lago. Sarà quindi una sessione caratterizzata da tecniche particolari esclusivamente per catturare le avore. Che dire, io ho una gran voglia di andare a di iniziare a pescare. Ottimizziamo il tempo. Bocca al lupo. Vai. Questa sessione ho deciso di utilizzare come terminali su entrambe le canne a disposizione un blowout rig col gommino e come esca una classica Tiger Nut singola bilanciata con del sugar all'interno, in modo tale che il terminale risulta essere molto leggero in acqua e al morso delle nostre carpe erbivore speriamo di ingannarle. Sto preparando quella che sarà la base per la nostra pasturazione in questa sessione. Stiamo cercando di catturare le amur, dobbiamo quindi necessariamente effettuare una pasturazione mirata su determinati ingredienti. Fioccato di mais, tiger nut, mais e canapa. Sono questi gli ingredienti principali che abbiamo scelto e che sono quelli più comuni per cercare di catturare amur. Aggiungeremo insieme a questo mix anche un po' di zucchero alimentare. Lo zucchero è altamente solubile in acqua, ci permette quindi di espandere e di aumentare quella che è l'attrazione nei nostri spot di pesca.
qui c'è un punto molto interessante. La sponda fa una punta con una bella rocciata che scende verso il fondo. L'acqua è limpidissima, riusciamo a vedere fino a quasi 7 metri di profondità. E è un bel punto e ora faremo un bel tappeto col fioccato di mais, qualche tiger intorno e poi caleremo la canna proprio in questo punto. A differenza di Gianluca, che ha forato la Tiger e inserito un sughero dentro, io userò un piccolo dumbbell bianco sopra una Tiger. Terminali classici con anellino, arrighe con anellino, ma innesco molto molto attaccato all'amo. Zona di lago che abbiamo scelto di affrontare per cercare di catturare gli amur è una zona con un fondale abbastanza lineare, sostanzialmente sì, sabbioso, con delle grandi rocce che qui comunque fanno da perimetro in tutto il lago, e abbiamo scelto questa zona perché avevamo visto attività. Sì, questa mattina c'era molta attività, i pesci saltavano non molto distanti dalla riva. Sì, qui il fondale degrada abbastanza rapidamente, a circa 40 metri da noi, 50 metri già ci sono intorno ai 17-18 metri d'acqua. È sostanzialmente una riva che degrada i primi 15 metri in modo molto dolce per poi fare un grande scalino e iniziare a sprofondare con una pendenza più marcata. Ci siamo quindi posizionati lungo questo grande scalino con gli inneschi calati a differenti profondità, che comunque vanno dai 3 metri agli 8 metri. Agli 8 metri massimo. Sì, siamo in quella profondità là. Abbiamo quindi creato una sorta di sbarramento per il passaggio delle amur in tutta quest'area, e anche perché qui poi le abitudini delle amur sono di branco. Di branco. Quindi riesci a fermare un pesce facile che riesce a fermare tutto il branco, e quindi ti puoi divertire durante tutta quella che è la sessione. We'll be right back.
più. Andiamo! Ecco, questi simulano hanno una potenza assurda. Appena guadinate è importante smontare subito il guadino, perché ripartono anche dentro il guadino e non è raro rompere il guadino quando si ha a che fare con pesci del genere. Ecco, l'amur è un pesce molto delicato. Generalmente è importante mantenerlo sempre in acqua e cercare di farlo stare fuori dall'acqua il minor tempo possibile. Anche le foto, video, è importante sempre farli in acqua. Tiger, successo garantito con le amore. L'importanza di fare i video e le foto sempre in acqua. Una situazione del genere, se eravamo a riva, avremmo creato seri danni al pesce. In acqua non è successo nulla. L'amur, o carpa erbivora, come dice anche la parola, è un pesce erbivoro. Con gli anni, vivendo nelle nostre acque, però ha ampliato la sua dieta alimentare e non è difficile oggi ingannarlo anche con esche al pesce o a base di crostacei. È un pesce che si cattura generalmente nel periodo primavera-estate, fino ad arrivare anche al tardo autunno. È un pesce che vive tendenzialmente in branco e non è raro quindi, dopo una prima cattura, riuscire ad avere anche catture multiple. La differenza principale con la carpa sta nel modo in cui si alimenta. Noi sappiamo che la carpa tende ad aspirare quello che è l'esca e quindi quello che è il suo alimento.
L'amur per morfologia tende invece a strappare, per questo ci vogliono spesso dei terminali appositi per andare proprio a pescare l'amur, poiché non aspirando l'innesco è più difficile ingannarlo con terminali prettamente da carpa. Una volta allamato l'amur, il combattimento sostanzialmente si concretizza nel sottoriva, quando l'amur vede il guadino. Prima, anche la partenza, la mangiata, sono mangiate che richiamano, diciamo, pesci di disturbo, pesce bianco. E l'amur si lascia spesso, letteralmente, trascinare a riva fino alla vista del guadino. Ed è lì che iniziano i giochi, perché è lì che sfodera tutta quella che è la sua potenza con delle ripartenze straordinarie che veramente ti fanno divertire. Non è raro poi che l'amur, quando si trova nel guadino, vada a sprigionare le ultime forze sfondando di fatto le reti e rompendo i guadini. È un pesce particolare, è una pesca diversa da quella che è la classica pesca alla carpa, che però ti può far veramente divertire, perché è un pesce divertente che quando ti entra in pastura difficilmente si allontana, e quindi non è raro riuscire a catturare diversi pesci anche nell'arco di poche ore. Questa è una piacevole sorpresa, un gran bel pesce sicuramente, ma per quella che è la sessione possiamo in un certo senso considerarlo un pesce di disturbo. Ma d'altronde stiamo cercando di prendere le amur, è normale che qualche carpa cada sugli stessi inneschi. Sempre una gran soddisfazione. Il lago di Albano, più comunemente conosciuto come lago di Castel Gandolfo, è uno dei laghi vulcanici più belli d'Italia. Probabilmente sì. È un lago abbastanza accessibile per una sua metà, con una strada che costeggia il lago e quindi è comodo per pescare, mentre nella riva opposta, dove siamo noi, in tutta la zona che viene chiamata la zona del bosco, si può raggiungere esclusivamente tramite natante oppure a piedi. È un lago dall'acqua particolarmente limpida, da una morfologia e una caratteristica vulcanica unica nel suo genere, diciamo. È abitato da diverse popolazioni di amur, ma anche carpe di grandi dimensioni che comunque hanno fatto la storia qui in passato. Per quanto riguarda il regolamento, è un regolamento abbastanza restrittivo per noi carpisti. Qui vige infatti il regolamento della Regione Lazio, della provincia di Roma. Vige il regolamento della provincia di Roma, dove si può pescare dall'alba al tramonto con due canne per pescatore,
licenza classica categoria B e il tesserino provinciale della provincia di Roma, che è stato introdotto negli ultimi anni, tesserino segnalature. Siamo in barca, andiamo a regalare la canna, abbiamo un fondale di circa 7 metri e mezzo, degrada molto dolcemente, vicino a una parte con molti sassi. Ora ecco, ci avviciniamo un punto e caleremo la nostra esca. Ora sta cominciando anche a piovere, speriamo che un po' d'acqua muovo ancora di più il pesce. Dopo una mattinata passata al sole, il cielo si sta annuvolando. È in arrivo una variazione atmosferica e speriamo che attivi qualche altro amur in queste poche ore di pesca rimaste.
E andiamo? Eccoci giunti alla fine della giornata e purtroppo anche della sessione. Possiamo comunque dire che è stata una sessione in cui ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, dai, le catture non sono mancate, la buona amicizia c'è, il contesto è meraviglioso. Abbiamo raggiunto quelli che erano i nostri obiettivi, ossia quelli di catturare delle Amur con poche ore di pesca qui sul lago di Albano. Ora ci attende la parte più brutta della pescata, la parte peggiore di ogni sessione, quella di smontare e tornare a casa. Ringrazio Gianluca, grazie Gianluca, grazie per, Lorenzo, per la compagnia. Io vi do appuntamento con i prossimi video del Noi Siamo Solo Pescatori Tour 2023 e concludiamo con un'altra missione compiuta. Grande Vai, Gianluca, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.